Io non so che ci avete dentro quei capocce, veramente. Per me è incomprensibile. Come tutti quelli che mi scrivono, ma 30-40 persone, vai da Pippo Attivoli che fa dei panini de Cristo! E io rispondo pure, faccio... Beh, guarda, non mi risulta proprio. Forse una volta quando c'era il padre, mo chi i figli, proprio no. Poi c'è andata pure Giulia Grosbo, ma ha detto che insomma... Mi sa che ti ricordi male. No, vabbè, ma infatti sì, forse mi rispondono, capito, sta gente che mi consiglia Pippo Attivoli, da Pippo Attivoli assolutamente. Dice, no, sì, forse ultimamente è un po' scaduto una qualità. E beh, mortacci tua, sei un coglione. Cioè, mi diceva da Pippo Attivoli, ma che è un gioco, regà? Ma che vi pensate? Tempo, benzina, poi sei, dici, la panineria sotto casa, devo andare a Attivoli, mi sa di Attivoli, per mangiarmi poi un panino de merda. Ma lo vedete che se c'avete la merda nel cervello, c'avete? Uno mi ha scritto, Franchino, sei il mio youtuber preferito, ci starebbe troppo una serie su gli all you can eat, i sushi all you can eat criminali. Gli ho risposto, io non posso essere il tuo youtuber preferito, ma sa che ti sei sbagliato. Guarda d'arta roba, perché non ci hai capito un cazzo. Se ci avete le pigne nel cervello, dovete smettere di guardare i miei video. Smettete, io non voglio che voi guardiate i miei video. Cioè, io non scendo a compromessi per una manciata di follower. La stupidità io non la voglio. Così tutti quelli, perché oggi facciamo il quartiere portuense con i panini criminali, che mi hanno detto, vai a mangiare i panini da Colossus. A me, mi sta a dire, da na a magna, i panini da Colossus. Io non so che ritardo cognitivo avete voi, però è evidente che non ci avete proprio capito un cazzo di quello che stiamo a fa', di quello che ci piace magna e di quello che stiamo a cercare. Io posso fare uno strappo per quanto riguarda i fast food, perché alla fine i fast food esistono da sempre, è junk food, gli do fino a un certo voto, ma se li accolamo li famo. Ma noi panini da food pornari, cioè, voi avete visto il menù dei Colossus? Ci stanno gli hamburger con la carbo crema, ci sta un hamburger, non mi ricordo come si chiama, King Pistacchio, Lord Pistacchio, voi dovete andare a fanculo. Anche perché che cosa mi volete far provare? Se la qualità degli hamburger è buona, la qualità dell'hamburger sarà anche buona, ma tanto quando fai un panino che ci metti la carbocrema sopra, voi con la carbocrema sentite la carne dell'hamburger. Spero di essere stato chiaro. Quindi oggi panini criminali portuense e Colossus. Magnate voi, va. Prima segnalazione che mi avete fatto, Burger Art, via Raffaele Battistini, numero 27, ed è chiuso. A voi vi piace perdere tempo, a me per niente, sono le 6:15, è chiuso, gli orari di apertura sono le 18. Orari di apertura alle 18, sia su Google, tutti i giorni poi, te poi sbagliata, alle 18 a mezzanotte, sia su Instagram, dalle 18 a mezzanotte. Mi dispiace belli, mettete degli orari e li dovete rispettare, punto. No. Quando poi tra l'altro un orario è alle 18 significa che tu alle 18 dovresti essere operativo, altrimenti metti in altro orario e decidete voi. Io ho da fare, ho altre paninerie da fare con altri orari prima poi che viene sera, e quindi mi faccio un giro e questa cosa che gli orari ormai, poi sia su Google che su Instagram, so così alla cazzo di cane, è proprio sinonimo di poca professionalità. Mi dispiace, non esiste. Anche perché, ripeto, gli orari li fate voi, non è che li faccio io. O voi decidete voi quando aprì. Scrivete le 7, scrivete le 7 e mezza, scrivete le 8, scrivete in una prima proprio, scrivete un po' quello che cazzo vi pare. Se voi scrivete un orario, lo dovete rispettare. Ma solo io rispetto gli orari di lavoro quando devo lavorare. Dai, su, fate i bravi. Voto, 2. Pochissima professionalità, mi dispiace. Allora, altre vostre super segnalazioni, perché me l'avete segnalato boh, 150. Salon del Panino, via Portuense 519. Mi hanno riconosciuto, quindi approfittiamo a fare due riprese dentro, a chiedere pure come funziona. Tu sei il proprietario? Sì, sono uno dei tre, siamo tre, eh. Uno dei tre proprietari. Panino, super panino da pure notturno da schimicata. Allora, sì, però qua ormai è diventata una cosa...
Ce ne siamo talmente tanti e la scelta è grossa. Quello che ti potevo dire è che c'è il Bonzo West, diciamo che è quello storico nostro che ormai ha più dei 15 anni come panino, è uno dei più presi. Però poi dopo col tempo ormai stiamo andando avanti, ogni circa un paio di mesi ne esce uno nuovo e nominiamo il panino del mese, quindi... L'ho visto che fuori c'è scritto Panino del mese con i Nuggets. Vabbè, mi pio quello. Andiamo col Golden Nugget. Mi pio quello, dai. Mi pio quello. E cioè, quello è il panino che fate? Così grosso. Quella è la dimensione, quello grande, e a metà è quello normale. Ah, ok, uno può scegliere se è grande o a metà. Perfetto. A me fa a metà, oh. Cioè, se no, ma chi la fa? E poi, vabbè, qua c'avete un milione e mezzo di vaschette con un milione e mezzo di cose. Questo è il panino del mese, mi dici che ci sta dentro? Allora, maionese, salsa algerina che è un po' piccante, jalapenos piccanti, pomodoro, insalata, cipolla, filetto di pollo fritto, provola e doppio bacon. Olè. Senti, ma tipo quelle cose tipo appunto i peperoni argentini che vedo là dietro, le melanzane, cioè sono preparazioni che comprate o che fate voi? Allora, alcune sono già pronte e preparate e altre invece le facciamo proprio noi, tipo la cicoria, quella la facciamo noi, proprio la ripassiamo in padella col peperoncino. Ah, ok, no, ok. Melanzane grigliate, quelle che si vedi qua, sono tutte fatte da noi sul momento e famo tutti i giorni proprio a seconda da... Ok, ok, perfetto. Ma visto che ci so, te rompo il cazzo ulteriormente. Il pane che dove lo prendete? Il pane ce lo fa un forno nostro di fiducia che lavora solo per noi, praticamente sarebbe un impasto simile a quello della ciabatta, ingrandito, e viene sempre tolta la mollica interno, quindi rimane abbastanza leggero, soprattutto come vedi là, con quanto è alto il panino e quanto è farcito, se riesce a mangiare bene, perché se facciamo un panino così dentro una rosetta è rimorto. Questo è un bel panino, dai. No. Questo è proprio un bel panino. E comunque è un... cioè un panino notturno, un panino da schimicata, è un panino da zozzone, però c'è della qualità, ovvero non è tutto quanto comprato a metro del cazzo della grande distribuzione. Come avete visto, il pane io lo fa il fornaio, alcune preparazioni se le fanno loro. Quindi cioè, c'è qualità, madonna mia, qua dentro c'è il mondo. Se se lo prende intero grosso come fa? Si sente tutto. Nonostante ci sia un sacco di ingredienti, si sente tutto. E sto filetto di pollo fritto è una hit, raga. Proprio buono. Sto in silenzio, me lo sto mangiando, eppure con gusto. Capisco perché lavora una rotta di collo, perché questi lavora una rotta di collo, raga. Ma infatti, poi... posti così, che lavorano a rotta di collo, non gli servono manco le pubblicità dei food bloggiari, infatti non gli vengono a fare video, quando invece questi sono i posti buoni che meritano. Allora, il panino c'è una pecca, nonostante lui dentro mi abbia lodato il pane come un pane più grosso e che regge. Invece a me questo panino qua, almeno, magari gli altri sì, però questo carichissimo di salse e di cose, non me l'ha detto. Quindi il pane è buono, ci sta, ma diciamo mi è scappato un po' da tutte le parti. Il rapporto qualità-prezzo è decisamente molto molto buono, perché questo panino qua con la cotoletta di pollo fritta e il mondo dentro costa 7,50 euro, a confronto dei panini che ti danno in giro, di questi hamburger con due cose di coslo dentro a 12 euro 10 euro. Cioè, sinceramente, questo è il panino.
Il mio voto non può essere che 9. Veramente questa cosa del pane gli levo una cosetta, perché almeno questa tipologia di panino non me l'ha retto. Secondo me ci dovete passare e vi dovete venire a mangiare un bel panino. Forte e chiaro. Mazza. Allora, Salun del Panino, 9, meno pieno. Allora, sì, guarda, sì. Te lo voglio di in faccia quello che ho detto. Perché so, la roba sinceramente era un po' prevenuto, perché come ho detto nel video, il classico panino notturno do zozzone, come li chiamiamo noi a Roma, certo. Pensavo che la qualità era minore, e invece la qualità dei prodotti è buona. La qualità siamo riusciti a raggiungere la buona, quindi io ti ringrazio, perché so che te sei abbastanza critico, anzi molto spesso critico, quindi infatti, prendete un complimento da te e tanta roba. Calcola, io ho dato 9 meno al panino e gli ho levato sì. Meno male, va. Perché fa un grosso piacere. La cotoletta di fritte era proprio buona. Fa un gran piacere proprio, perché piano da te, non mi ha pagato. Come ho detto prima, lo dicevo pure ai ragazzi, sarà tosta, perché è bello critico. Raga, non mi ha pagato, io il panino l'ho pagato. Vi assicuriamo questo. Assolutamente. Quindi, lo sai perché gli ho dato per almeno? Infatti questo te volevo dire in faccia. Perché il pane che tu hai detto che invece reggeva, almeno questo panino qua, su questo è un po' fa più fatica. Ne si è aperto proprio a metà e non mi ha retto un cazzo, perché la cotoletta è pesante, piano di sarsi, e quindi ho visto che lo sembra aprita la carta, invece sì. Quello tocca tenere la carta giù, lo so, però io per fare riprese, certo. Per farlo vedere dovevo aprirlo dalla carta, apri, quello è tosto che e lì è finita la magia, quindi io ho messo il meno per quello. Però per il resto... Sì, quello se lo tieni comunque con la carta avvolta intorno e scendi piano piano, rimane sano. Però vabbè, per il resto, sì, perfetto. Sì, è la cosa più importante. Continuate a fare i panini così. Grazie mille. Dai, grazie. Bello. Siamo entrati in polemica, se siamo trovati d'accordo. Un grande Alessandro. Perché, come ho detto prima, mentre mi mangiavo il panino, chi lavora, come voi che lavorate forte, non ci avete bisogno della pubblicità, di da 2-3 piotte, no, per post su Instagram, sì, dei food bloggari che vengono, quanto è buono, quanto è buono. Sono tutti uguali, tutti piottari, mi dai 2 piotte, mi dai 3 piotte, ti faccio il post, ti faccio la foto, ma che cazzo, cioè, ma che me ne frega a me, no? La roba se è buona, la gente passa la parola, viene qua e ci ritorna perché lo sanno che è buona. Ma sì, ma notte c'hai il maracanate a sera del gente. La scrocco, dammi il panino perché ti faccio il post, dammi una piotta perché ti metta la foto. Ma che cazzo ci frega a noi? Noi dobbiamo dare la roba buona e se è buona la gente ci torna, senza sta a fare tutta sta roba qua, di sti stranoni ormai. Quindi, Salun del Panino è d'accordo con la mia filosofia? No, marchette, se la roba è buona, è buona. E più godimento. Se la roba è buona, è buona. Se la roba fa schifo, fa schifo. Vaffanculo tutti i food bloggari, i food pornari di merda. Ah, voglia fa foto. Bello, Alessandro, è stato un piacere. Grande. La ultima segnalazione di oggi, siamo proprio sempre su via Portuense, poco più su del Salun del Panino, e mi avete segnalato Grasso. Via Portuense 456. Andiamo a vedere di che si tratta. Beh, concept interessante, perché sono panini di pesce e puoi scegliere tra l'hamburger di tonno o il filetto dorata. Io ho preso quello più semplice, prezzo credo, poi andiamo a vedere la grandezza, la qualità, però prezzo onesto 6,50 euro. Ho preso quello più semplice con l'hamburger di tonno ed è una brioche al burro, hamburger di tonno, insalata pomodori, cipolla e salsa hamburger. Questa è la busta, attesa ridicola, ho aspettato veramente 2 minuti. Vabbè, per il solito mozzico di panino con, sì, la lattuga, sto smash hamburger di tonno, pomodoro, cipolla, un pane molto finto. Boh, regà, è figo il concept, ma solo il concept, perché non trovo il senso. Non è neanche così buono questo hamburger di tonno, sinceramente. 6,50 euro, 7,50 euro, avete visto che mi sono mangiato prima al Salun del Panino. Non lo so, magari avrei preso panini più complessi qui da Grasso, probabilmente
sarebbe stato diverso, ma comunque quanto vado a spendere poi? Ban di laboratorio, ma proprio di laboratorio vero, cioè, guardate le grinze di fintezza proprio, pare la pelle da schiena di mia nonna, qua, hamburger de tonno, boh. No, non so, appunto, sempre il solito discorso, chi mi fa queste segnalazioni, se si mangia queste cose pensando che siano buone, buonissime, eccezionali, c'ha dei problemi. Con il discorso del rapporto con il prezzo, 6,50 euro, quando appunto a 1 euro di più avete visto che cosa mi sono mangiato, poc'anzi, e il voto non può essere che 5,5? Sì, 5,5. Non trovo il senso. Pomodoro finto, insalata finta, hamburger finto, pane finto. Puntata dove è successo di tutto. Da che me volevate far provare la food pornata di hamburger ca carbogramma de Colossus a quello chiuso che mancanza di professionalità assoluta, poi non vi lamentate se i posti non vi vanno, a un signor panino. E l'ultima segnalazione, che sono quelle classiche senza senso. Carino il concept, però va rivisto su 1000 profili. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!